Partiamo subito con l'immancabile unboxing. Il fucile ci viene fornito in una abbastanza anonima scatola di cartone contenente un libretto di istruzioni con lo smontaggio, le varie regolazioni e un test crono. Troveremo una scatoletta di cartone contenente un caricatore. Nel mio caso vi era presente un caricatore monofilare, nonostante su YouTube abbia già visto altri video unboxing di fucili della E&L e venivano forniti con caricatore Lonex maggiorato. Troviamo infine ovviamente la nostra fantastica replica contenuta in un sacchetto. La replica si presenta unta, esattamente come un fucile vero, è ben lubrificato. L'unico componente in plastica è il pistol grip in color plume. Ovviamente è un fucile già visto, trito e ritrito, pertanto non ci soffermeremo tanto sui dettagli, ma andremo ad analizzare la fattura di questo fucile. Quindi le dimensioni le abbiamo già viste, sono quelle di qualsiasi altro AKS con calcio battibile, il peso è di 4 kg perché interamente realizzato in acciaio. Vedremo più avanti nel video un test con un magnete. A colpire maggiormente, come già detto, è la robustezza incredibile del fucile, solido. Sentite gli scatti dei vari selettori come suonano bene. Trasmettono davvero un senso di robustezza non indifferente. Il calcio è la parte che maggiormente mi ha colpito perché è veramente solido come una roccia, non scricchiola nulla. Anche il semplice anellino in cui fa passare la cinghia risulta veramente solidissimo e robusto, nulla di visto prima. Insomma, bisognerebbe maneggiarlo per capire quanto sto dicendo, perché le semplici immagini non riescono a dare giustizia a questo incredibile fucile. Vediamo ora anche un dettaglio della tacca di mira e del bellissimo paramano anteriore in legno laminato dalla verniciatura veramente ben riuscita. Sul fusto sinistro del fucile troviamo l'incisione con numero seriale unico, l'hop-up in metallo marchiato Land Arms, hop-up che ha la particolarità di essere ancorato direttamente al Gearbox. È la prima volta che mi capita di trovare una soluzione simile, che devo dire che è veramente ben riuscita perché andrà a eliminare totalmente qualsiasi rischio di perdite d'aria tra Gearbox ed Hop-Up. Bene, direi che un'analisi rapida di quello che è l'estetica e le novità introdotte da INL in fattore di AK le abbiamo viste. Passiamo ora ad aprire il Gearbox per vedere cosa c'è contenuto. Eccoci quindi qui davanti al Gearbox, il Gearbox che possiamo vedere che qua sulla gabbietta è marchiato Land Arms. A prima vista è praticamente identico a qualsiasi altro Gearbox di terza generazione. I pezzi qua sono in alluminio, il Gearbox è sigillato mediante viti a croce, dove viene posta la vite per sigillare il Gearbox non la troviamo perché appunto qua viene ancorato l'hop-up di metallo che abbiamo visto precedentemente. Ci troviamo davanti un guidamolla in metallo, ovviamente alluminio, cuscinettato, terza generazione ovviamente, molla super high torque, pistone in policarbonato con 3 denti in metallo, testa antivuoto silenziata, ovviamente stiamo vedendo qua cilindro pieno in ottone standard, una testa cilindro apposta per teste pistone silenziate con o-ring, spingipallino normalissimo senza o-ring con asta spingipallino in policarbonato bianco. A grande sorpresa, ingranaggio conico marchiato JingGong. Vabbè, adesso non si vede ma fidatevi sulla parola. Delayer sul settoriale. Comunque sono ingranaggi in acciaio, montaboccole da 7 mm cuscinettate. A grande sorpresa non presenta chilotoni di grasso verde buttato a malo modo, presenta solo del minimo indispensabile grasso giallo, probabilmente grasso generico, tenuta buona, molto bene. Quindi un buon gruppo aria. Andrò a sostituire solamente il cilindro con uno con il foro qua in fondo e ovviamente la molla. Per il resto mantengo tutto così com'è perché è perfetto. Andrò solo a lubrificare un pochino gli ingranaggi perché sono molto secchi, sono praticamente asciutti. Ecco qui il gearbox modificato. Abbiamo sostituito il cilindro, la molla che era over e aggiunto del grasso agli ingranaggi che risultavano un po' secchi. Per il resto abbiamo visto che ottimi componenti sono già montati di serie, molto robusto, ingranaggi JingGong in acciaio. Questa è la sorpresa del gearbox. Andiamo ora a chiuderlo e a fare la prova. Gearbox chiuso, attacchiamo una 7425C. Possiamo procedere al rimontaggio del gearbox all'interno della replica. Vediamo ora la compatibilità con i caricatori. Funzionano perfettamente i monofilari della GMP, maggiorati della JingGong in ABS, maggiorati JingGong in metallo e maggiorati in metallo della D-Boys / Kalash. Al contrario invece i caricatori della Cima / CyberGun maggiorati e quelli da RPK sempre della Cima non agganciano e non pescano assolutamente. Bene, siamo giunti alla conclusione di questo video dove penso e spero di aver illustrato tutti i punti a favore di questa replica. Abbiamo visto che dal primo all'ultimo componente è interamente realizzato in acciaio, esternamente ovviamente il gearbox è in alluminio o altre leghe, veramente solido. Su YouTube si trovano dei video di maltrattamenti estremi fatti a questi fucili di questa marca, quindi ripeto che stiamo parlando di un INL, trattasi della miglior replica attualmente in commercio. Se fino a ieri la LCT era il miglior produttore di repliche di AK, oggi è arrivata la signora EMEI and Land Arms a produrre questo eccezionale prodotto. Legni incredibilmente realistici, molto belli, spessi, robusti, ben verniciati. Mi piace molto questo legno laminato, veramente figo. A differenza di alcuni video che ho visto che fornivano un caricatore maggiorato, abbiamo visto che nel mio caso veniva fornito con monofilare, cosa che io apprezzo ulteriormente. Spara molto bene. La cosa interessante è l'hop-up ancorato direttamente al gearbox, che secondo me è un punto veramente a favore, visto che andremo a eliminare quei piccoli problemi derivanti dalla perdita d'aria tra camera hop-up e gearbox. Quindi tutto molto saldo, non mi resta che testarlo in campo ovviamente, perché queste sono solo le prime impressioni. Come abbiamo visto, la robustezza del calcio è una delle cose che mi ha colpito più sin dall'inizio, perché qua veramente non ciotola niente, anche il caricatore, cioè è tutto veramente saldissimo, sembra di avere un fucile vero in mano. cosa che probabilmente è. La canna è stata forata perché è in acciaio, il primo fucile che vedo che viene fornito con una canna esterna in acciaio. Questo è tutto, grazie a tutti per la visione, ci si vede al prossimo video, ciao!